E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Una grande novità per il centrocampo della Juventus. Una novità che potrebbe, devo dire la verità, saltare insomma, in campo con un po' di lamentele. Devo dire che questa è una decisione di Allegri che potrebbe far discutere. Faccio una piccola premessa molto 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 importante da questo punto di vista. Faccio una premessa perché è giusto farla questa premessa. Noi ci troviamo in una situazione a centrocampo attualmente un po' particolare perché indipendentemente da quali saranno poi le scelte, noi stiamo cercando di portare a Torino un altro centrocampista, no? Sapete che abbiamo un reparto sicuramente non eccelso, ma buono comunque con Pogba, con Rabiot, con Fagioli, giocatori come Locatelli, come abbiamo buoni centrocampisti, non eccelsi ma buoni, e stiamo cercando di portare ovviamente anche un altro giocatore a Torino, no? Che è un giocatore importantissimo, che appunto è il nostro caro amico Savic, ok? In caso dovesse arrivare Savic, uno fra Fagioli e Locatelli rischia il posto e quindi da questo punto di vista bisogna fare delle analisi perché Allegri avrebbe deciso su chi riporre la propria fiducia, anche non andando a favore dell'opinione della società. Ma vi spiego un po' la situazione. Prima di iniziare, come al solito, la prima cosa dovete fare, allora, cosa dovete fare in generale? Iscrizione, like e campanellina, tre cose veramente molto importanti, ragazzi, basta dare qua sotto, cliccare su iscriviti, cliccare poi sul like se sostenete, insomma, sostenete ragazzi il contenuto e poi se vi va, ovviamente attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. C'è un sacco di gente che viene e dice: sono iscritto ma non vedo i video. Probabilmente perché non riesci diciamo, ad avere, non li vedi perché non hai attivato la campanellina. Quindi se ti va, attiva sempre la campanellina, quindi attiva la campanellina. Poi un'altra cosa molto importante, una cosa veramente che vi dovete ricordare sono i social. Quindi se vi va, venitemi a trovare sui social, seguitemi sui social, venite, insomma, seguitemi là. Allora, Fagioli Locatelli, ok? Perché dico Fagioli Locatelli? Perché nelle intenzioni della Juve bisognerebbe giocare con Pogba, con Savic e con Rabiot, tutti e tre titolari. E quando ti trovi di fronte a questa situazione, puoi cambiare modulo, no? La cosa importante è davanti alla difesa, perché sappiamo bene che davanti alla difesa, negli ultimi 2 anni Locatelli ha deluso, ok? Cosa ho detto io su Locatelli quando è arrivata la Juventus? La gente lo invocava manco fosse Pirlo, no? Ah, con Locatelli noi risolveremo i nostri problemi. Io ho sempre detto, Locatelli è bravo, ma non è un campione e non lo sarà neanche in futuro se continua così. Sono passati 2 anni, Locatelli sempre quello, è buono, bravo, ma niente di particolare. Davanti alla difesa ci gioca, tanta gente mi ha detto no, perché lui in realtà è la mezzala, ma manco tanto, voglio dire, sì, nasce mezzala, ma voglio dire, sono anni che fa il mediano, prima a due e poi a uno. Quindi, da questo punto di vista, non è che Locatelli giochi fuori ruolo, ecco, questo voglio cercare di dire, è che Locatelli è questo, non è un giocatore che ti prende in evidenza, ok? E la decisione di Allegri è quella di provare Fagioli davanti alla difesa, quindi portare Fagioli da mezzala nel ruolo davanti alla difesa. Fagioli nella sua vita ha fatto tutti i ruoli del centrocampo, ha lavorato lì davanti, tra le punte, ha lavorato mezzala, ha fatto anche davanti alla difesa. Quindi questo è un ruolo che Nicolò può fare tranquillamente. Il discorso di Nicolò è che oggi, se devo decidere di far giocare uno a centrocampo fra Fagioli e Locatelli, io preferisco far giocare ovviamente Fagioli. Attenzione, io non ce l'ho con Locatelli. Tanta gente mi ha scritto molte volte, quando abbiamo parlato di lui, mi ha detto sull'altro social, mi ha detto però tu un po' con Locatelli ce l'hai, no? Che non ti piace. Non ce l'ho con Locatelli. Io guardo al bene della mia squadra. Il bene della mia squadra attualmente è tra lui e Fagioli, Fagioli. Poi, se si trova un posto per Locatelli e se riesce a trovare un posto per Locatelli, io sono il primo che ti dico che Locatelli deve giocare, perché comunque Locatelli è un giocatore di buona qualità. Ma se attualmente devo decidere chi far fuori fra Locatelli e Fagioli, io faccio fuori Locatelli, perché Fagioli è un giocatore giovane, Juventino proprio da sempre, ma anche lui Juventino, anche Locatelli, però è un giocatore che comunque ha reso meglio,
al 100%. E ti dirò anche un'altra cosa: tanta gente si sta dicendo no, Fagioli deve rimanere a mezzala, eccetera, eccetera. Io ti dico che Fagioli davanti alla difesa, nel giro di una stagione, diventa uno degli interpreti più forti in Europa davanti alla difesa. Perché è un giocatore che ha tutte le qualità per giocare davanti alla difesa. Perché è un giocatore che può giocare in entrambi i ruoli, può fare davanti alla difesa e può giocare anche da mezzala. È un giocatore dotato di qualità, di ottima tecnica e di ottima capacità di, anche se vogliamo, di, diciamo, avere una postura del corpo, avere proprio un atteggiamento, avere, cioè lui è bravo, facciamo un discorso completamente diverso, diciamo un'altra cosa, va bene? Lui è bravo proprio nel gestire le situazioni. Non è che è una persona che prende palla, poi non sa come fare, lui già sa come fare. E davanti alla difesa, quello che è mancato in questi 2 anni alla Juventus è stato un giocatore capace di liberarsi della palla. Cioè, Locatelli fa questo, prende palla, Locatelli prende palla, out. Io, ripeto, non sto dicendo nulla. Locatelli prende palla e ci mette 2 ore per capire quello che ci deve fare col pallone. Si gira, si rigira, sembra Arthur, si gira, si rigira, poi da sempre al lato. Locatelli, Fagioli prende palla e già in avanti. Il giocatore davanti alla difesa, cioè colui che guida il centrocampo, deve essere un giocatore che la palla la deve mettere davanti, non dietro. E soprattutto è vero che sono entrambi molto giovani per questo ruolo, perché questo è un ruolo che secondo me si impara, sai, ci vuole sempre un po' di tempo per imparare. Un ruolo del genere ci vuole sempre un po' di tempo per impararlo. Ma Fagioli, io ripeto, non sto facendo nulla assolutamente, però Fagioli è uno di quelli che, se per caso dovesse essere messo in quella posizione, farebbe benissimo. Poi dovrebbero aiutarlo a difendere, perché giustamente io non posso chiedere a Fagioli una fase di copertura. Io non posso chiedere a Fagioli una fase di copertura e clamorosa. Cioè, quindi non posso chiedere a Fagioli di fare uno schermo, non posso chiedere a Fagioli di essere un mediano. Capite qual è il discorso? È normale che le mezzali, se chiunque esse siano, voglio dire, dovranno aiutarlo a difendere. Ma davanti alla difesa, se tu oggi mi dici ma Fagioli ti piacerebbe? A me piacerebbe, è un modo di vedere Fagioli diverso che mi piacerebbe. Tra l'altro, Fagioli, quando c'era Pirlo, che noi dicevamo perché Pirlo, eccetera, eccetera, Pirlo Fagioli lo faceva giocare davanti alla difesa, ok? 2 presenze ci ha fatto fare in 40 partite. Pirlo Fagioli, il campo con Pirlo non lo vedeva manco col binocolo, avete visto il binocolo? Ci faceva giocare Danilo davanti alla difesa, mi ricordo. Fagioli non vedeva il campo, stavamo a parlare di 2 anni fa, quando Fagioli già era pronto, non dico per giocare a titolare, ma almeno per farsi un po' di partite. 2 volte ci ha giocato con Pirlo davanti alla difesa, per farti capire che aveva anche lui il pregiudizio, no? Sul discorso dei giovani, eccetera, eccetera. Fagioli marciva in panchina con Pirlo, capito qual è il discorso? E la situazione, sapete qual è la cosa che mi fa più arrabbiare? È che noi sto ragazzo avremmo potuto coltivarcelo col tempo e arrivare quest'anno già con un giocatore pronto, fatto e finito, e invece ci dobbiamo ricominciare un'altra volta da capo perché c'era qualcuno che non ha visto in lui una potenzialità. Perché poi, quello è, ragazzi, averlo in rosa tutto l'anno e non farlo giocare per 40 partite, cioè ci ha fatto giocare 2 partite, 2 su 40, quindi qualcosina forse non va, no? Eccetera, eccetera, la faccia dei giovani e del lancio dei giovani. Detto questo, ovviamente Fagioli è un elemento capace oggi di giocare davanti alla difesa? Secondo me sì. Poi, se Fagioli dovesse risultare un giocatore non idoneo a giocare in quella posizione, allora tranquillamente se prende Fagioli e si sposta alla mezzala. Però perché? Perché comunque da mezzala quest'anno c'è sta un sacco di gente, che se arriva Savic, c'hai Savic, Pogba, Rabiot, c'hai Locatelli che sarà messo, quindi diventa complicato. Se oggi però uno deve scegliere e lasciare, diciamo, chi metti davanti alla difesa? Locatelli lo vuoi mantenere davanti alla difesa? Locatelli io li voglio, è un giocatore di grandissima qualità, è un giocatore che ha delle qualità di assoluto livello. Il problema di Locatelli è uno solo: Locatelli non c'ha il carattere. Locatelli o tira fuori il carattere in mezzo al campo se comincia a
a far vedere, oppure Locatelli mio cambia carattere, perché è troppo moscio. Locatelli è moscio. È moscio, se deve dare una cosa, perché tu con questo comportamento qua non ci diventi forte. Devi essere un po' più aggressivo. Capito qual è il discorso? Più aggressivo, se vuoi giocare qua. Più forte, più tosto. Fatemi sapere, dai, fatemi sapere voi.